Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network, siamo Toninja e Giangiame. Buon febbraio ed eccoci qua appunto con uno dei due giochi dati gratis con il PlayStation Plus, in realtà tre ma uno per VR, quindi noi lo tratteremo. Uno dei due è appunto The Sims 4, titolo interessante da prendere gratuitamente, così secondo me. Abbiamo cominciato da questa schermata perché è la prima che ci si presenta con la creazione del personaggio. Allora, nonostante sia un titolo nato per, porca puttana, per PC, ecco, i comandi non sono male, sono abbastanza intuitivi. Allora, tanto per vedere, diciamo che quella levetta a sinistra usate a stile mouse, esatto. Poi madonna, il casuale ha fatto delle grandi cose. Vediamo, mamma mia, un po' così. Eccolo, poi vabbè, intanto no, senza fare troppe cose di stile, sì. Insomma, la personalizzazione è abbastanza profonda, tutto sommato. Potrebbe cambiargli la voce, vedo. Esatto, il momento in cui deve esserci per forza, ovviamente, almeno un giovane adulto. Non ci saranno minorenni da soli. La voce, insomma, più cinquettante, mamma mia. Aspetta, vediamo. E la cambia un po' come te pare. Carino, che non mi ricordo se era anche nei vecchi The Sims, che puoi scegliere un'aspirazione: amore, atletica, cibo, devianza, popolarità, natura, creatività, conoscenza, famiglia, ricchezza. Noi lo faremo ovviamente deviante, per come si è conciato. Nemico pubblico, direi. Sì, perché l'alternativa no, deve essere qualcosa proprio di maligno. A questo punto i simi ignobili eseguono interazioni perfide, più potenti ed efficaci, quindi andremo a fare cagate in giro sostanzialmente. Poi è carino che scegli tre tratti, così insomma puoi vedere come dare una buona personalità tutto sommato al sim. Testa calda, sembra una cosa giusta. Ecco, ormai si è già incazzato. Beh, anche creativo a sto punto, la testa calda creativa, niente. Creativo, eccolo qua, gli mettiamo pure un creativo. Poi vediamo gli altri, perché poi hai varie cose. Ecco, può essere un buon gustaio, perfezionista, uno smanettone. Dopodiché altre cose. Ce ne sono abbastanza. Diciamo che scegliene solo tre può essere quasi. Vai sul sciatto, dai. Mamma mia, questi sì non sono influenzati dall'ambiente sporco, sporcano più rapidamente. Vabbè, questo farà un disastro sostanzialmente. Uno può anche affidarsi al caso, anche in questo caso, come potete vedere, c'è il dadino. Niente, potremmo accettarlo così com'è, senza approfondire tutto, perché sennò è troppo. Ecco, uno può perderci veramente molto tempo volendo. Ah, cazzo, noi gli abbiamo dato un 9. Vai, a Fabio. Mi sembra il nome giusto. Ciao Fabio. Dodaro o Dodaro. No, abbiamo un dubbio, vai, cambia. Marchetti, no, forse è troppo scontato. De Angelis. Marchetti di nuovo. E basta, ce ne sono. Ah, c'è, era Fabio Fabri, era carino. Mannaggia, Fabio Costa, Longo. Mariani, ma un Fabio Lasagna non ce l'abbiamo. No, mi sa di no. Lo chiamiamo noi. Fabio Lasagna. Guarda che ce l'hai già pronto. Ah, ecco, fatto Fabio Lasagna in onore del nostro amico. E ora possiamo cominciare. Che per la cronaca, povero, non assomiglia a questa cosa qua. No, non so se è una cosa buona o no, ma non gli assomiglia. E quindi dai, un sommario delle personalizzazioni del personaggio. Poi abbiamo questi tre scenari, uno più naturale, uno desertico, uno cittadino. Vabbè, indifferente, però andiamo in quello cittadino, così non che cambi molto. Cambia il vicinato, chiaramente. C'è tutto vuoto? Che senso? Non abbiamo vicini, quindi andiamo da un'altra parte. Ma che cazzo, posso andare via da qui? No, sono. Vabbè, ormai qua, siamo qua. Vabbè. Vabbè, andiamo qua, confermiamo. Saremo soli perché siamo sciatti noi, quindi nessuno ci vuole. Siamo talmente tanto che abbiamo fatto terra bruciata ovunque. E adesso andremo a vedere in breve un po' la personalizzazione degli ambienti. È molto carino. Intanto mettiamo in pausa e andiamo in modalità costruisci, perché sennò non si può giocare senza una casa. Ed è molto carino. Potete costruirla da voi? Sì, la cosa iniziale appunto sì. Però ci sono anche le stanze pronte. Esatto, questa è una cosa che
volevamo assolutamente farvi vedere, perché oltre ad essere comode, perché così, visto che all'inizio non hai molto budget, dove cazzo sono finito, tipi di stanze, eccolo qua, c'hai vari tipi di cucine e quant'altro, Che sono già ovviamente, anche carine, vedete. sì, spesso li utilizzo anch'io magari come base di partenza. Sì, perché lui ce l'aveva già, ovviamente. Sì, sono un po' più svezzato con i comandi e cosa mostrarvi, ecco, quello se. Insomma, è carino perché prendiamo per esempio, vabbè, una Vai, metti cucina per esatto. mostrarvi, perché potete prenderla anche così, come sta, a 4.000 dollari per esempio. Però se per caso invece volete farla per conto vostro, con muri, eccetera, voi potete anche semplicemente andare qua e prendere solo l'oggetto che vi piace. Perché magari ne trovate uno già nelle stanze, lo prendete, insomma, e lo piazzate, no? Però nel nostro caso andremo a prendere una cucina già fatta, prendiamo la più merdosa, perché non abbiamo soldi, è giusto per mostrare. Poi vabbè, hanno di solito sempre tre colorazioni da mostrare. Questa sembra un po' un cesso, quindi va bene, visto che il nostro amico è sciatto, può andare bene. O per girare, ok, R1 e L1, poi vabbè, ci sono tutti i tutorial di tasti e Sì. quant'altro, quindi... No, non siete abbandonati dal gioco. Volevo capire dove c'è la porta. Vabbè, che poi puoi spostare. No, messa bloccata. Zio Billy. Ok. E la metteremo. Vabbè, così. Tanto Sì, esatto, per. metti una porta e via. È bello, te la piazza così. Poi, ovviamente, andando qua. Se intanto tu la piazzi. Poi, se non vuoi qualcosa, vai qui sul muro. Che è l'elemento principale. E magari vuoi aprire tutto e fare un open space. Premi triangolo qui del muro. Eccolo, sì, con la freccetta a destra. Va in questa visuale che è più comoda e lo spacchi tutto, no? Poi eventualmente, insomma, premi L2 per tornare indietro se sbagli qualcosa, no? Quindi come comandi sono abbastanza intuitivi, non sono affatto male. Poi mettiamo anche qualche altro ambiente, Quindi insomma. si mette in un salotto, un cesso in una camera e via. Esatto, vai, mettiamo questo che è molto figo e chic, compra la stanza. Dove sta la porta? Va. Magari lo piazziamo anche così. Poi faremo i muri di raccordo. Tac. La camera da letto. Mettiamo questa estremamente sciccosa. Non è vero, è da poveri. Però magari un colore un attimino più carino. Per quanto possibile. La porta sta lì. Quindi bene. La possiamo piazzare qua vicino. Insomma, anche un po' più ampio. È a posto. Io direi, come ambienti proprio fatti fatti, Sì. possiamo semplicemente chiudere le mura. Poi bisogna mettere le finestre, le porte, mettere Vabbè, però insomma. insomma, un po' tutto, no? Ed è divertente alla fine, cioè, così Eh rilassante. sì, È ci passi il proprio tempo. esatto, così adesso c'è buio pesto, chiaramente, perché abbiamo tutto chiuso. Ci sono varie personalizzazioni. È molto bello il menu, secondo me. Qua, al di là di questo delle stanze che abbiamo mostrato. Perché qua c'hai la casetta e quindi tu vuoi le porte. Vai sulla porta e ti si apre il menu con tutti i tipi di porte. Uguale per i pavimenti, i muri, i giardini, varie cose. Quindi è molto comodo piante per esterni. Insomma, Intuitivo, sì, intuitivo. tutto sommato, sì, nonostante non sia chiaramente come. Sul PC. Esatto, intanto andiamo in modalità. Aspetta, magari gli mettiamo una porta. Una porta per entrare Tanto. a casa Sì, anche che se poi magari. magari vuole andare al cesso, è peccato che non possa farlo. Poi andiamo, intanto che finiamo di parlare, andiamo in modalità vivi. Mettiamo questa porta. Posso? Richiedo un'altezza. Ah, e io che cazzo c'ho? Metti questa basica, magari non nero morte. Vai così. Ecco, così può pure entrare a casa. Ora andiamo in Nella casa modalità. senza finestre. Esatto, ma sì, è sciato, non gliene frega un cazzo, lui è tutto tranzollo così. Così magari vediamo se passa anche qualcuno, ma non credo, vabbè, lo lasciamo allo stato brado. Un terreno di chilometri, ma lui Eh era sì, costretto in esatto, cielo come... regio qua di lato. Eh sì, noi siamo qua con sta merda senza il tetto, tra l'altro, noi abbiamo fatto il tetto, ma non ci serve. Sì, peccato che abbiamo pescato proprio l'unico dei tre, tipo senza... vicini. Per fare magari qualche interazione al volo, pazienza. Intanto lui smanetta sul cellulare. Come interazione, ecco, io non ho giocato il terzo, quindi arrivo dal 2, poi si passa al 4, e non sono troppo diverso. Ma sì, c'è più profondità, chiaramente, però più o meno siamo lì.
Beh, insomma, chi ha giocato The Sims sa che la Conosce, meccanica. insomma, sì, è un brand ventennale, quindi tendenzialmente tutti bene o male lo conoscono. Ed è, diciamo che per il PlayStation Plus, secondo me, è una scelta abbastanza carina, in realtà. È quel Però c'è la classico. signorina che corre. Attenzione, la signorina, l'andiamo ad abbordare subito. Katrina Caliente, presentazione divertente, perché siamo dei pagliacci. Quindi andiamo. Vada, vada! Vada, non cincischi, vada! Di corsa anche, però non sudi, che sennò poi puzza. Ho capito che lei è sciatto, ma dobbiamo fare bella figura. Mamma mia, vada, l'approccio. Caliente! Vada con l'approccio con la signorina Ginger qua. Adulta. Infastidisci. Oh, insinua che la mamma sia un lama. Tua Perché? madre è lama. Adesso gli diciamo che la mamma è un lama. Poi magari c'è da ragione, vai te a sapere. Eccolo. Sa che tu male su un lama. Esatto. Vai, vai con le perfidie. Infastidisci. Facciamo un cesso adesso col vicinato. No, perché si spippola sul telefono? No, che scusati. Ridi a sto punto. Ah, non l'avevo visto. Beh, Ah, lo dovevi sì. trovare qua, però. È là Probabilmente. in cima il Ah, pippo. eccolo là. Vai. Che guarda il cellulare, questa. Ti calcolo grosso. Così, di cattiveria estrema. E poi si può crearti le tue storie alla fine, perché appunto le carriere sono anche tante. Poi uno può comprarsi i pacchetti DLC, ce ne sono Sì, c'è veramente tanti. un'enormità. Non l'ho mai fatto perché comunque costicchiano. Però uno che magari ha la passione e vuole investire un po' su questo gioco trova veramente. Mamma mia, questa signorina è carina, brava. Come va via così? Torni qui. Che anche lei devo dire che la mamma è un lama. E questo, insomma, non ha Sì, beh, bisogno di non. grandi Esatto. presentazioni, non andremo ad approfondire troppo, anche perché c'è troppa roba da fare. Volevamo vedere più che altro la costruzione, che è piuttosto intuitiva. Poi spesso bisogna magari ricorrere alla pausa per centrare i personaggi, in realtà, per fare le interazioni, perché se no la freccetta non è troppo, non è come un mouse, ovviamente. Però ecco, hanno fatto un'ottima trasposizione, secondo me, da PC col mouse a console con il pad. Perciò io lo consiglio da scaricare, essendo gratis. È veramente il classico passatempo che ci sta Sì, sempre. non è appunto una cosa di quelle che richiede tanta energia, ti diverti, passi il tempo, però Esatto. fedele a se stesso, quindi sempre bello. Sì, esatto. Quindi consigliato, io mi sento di dare, ecco, con il mio voto personale, poi ovviamente faremo la media, 7. Sì, sono d'accordo sul 7, Perfetto, quindi sì. non serve fare medie strampalate perché siamo già sul 7 entrambi. Perciò se avete il plus, non perdete tempo, scaricatelo, pesa anche poco sulla PlayStation. Beh, è un buon trade-off, cioè nel senso non Sì. avendolo gratis, perché no? Perché no? Esatto. Mi Insomma, piace altri giochi. valutare il gioco che danno e coltre alla qualità anche appunto a quello che può offrire, Sì, vi insomma, no? ricordate che altri mesi abbiamo dato dei voti che veramente erano inguardabili. Questo alla fine fa sempre il suo. Sì, questo qua quindi come primo titolo che proviamo a febbraio, buono, consigliato. Fateci sapere eventualmente, come sempre, la vostra. Spolliciate Esatto. per supportare eventualmente il canale e l'idea, insomma, dei Hands-On Plus, e noi ci vediamo molto presto con l'altro titolo da vedere insieme del PlayStation Plus di Un febbraio. saluto! Alla prossima.